Bene, buonasera, benvenuti a tutti quanti voi all'ascolto con la Radio del Cuore, Radio PDM TV, la radio dei tanti cuoricini, la radio dell'amore, la radio dei grandissimi fedentoni che non siete altro. Intanto andiamo a salutare Ottavio Spezza Catena, tutto Spezza fuori che catena. Saluto a Giovanna Mimma Lillo. E un saluto pure a Bonanimi e Stick. Un saluto per te Assunta Miele, Maria Spina, Rosellina Reo, Stefania Scarlino, Ernesto Viviani. E Ernesto Viviani, Giuseppe Di Costanzo, Toni De Rosa, Lucia Donatella, Vincenzo Barbato, Vincenzo Abbatillo dall'Arizona, Maria Lucy dall'Australia con Milena Migliettini da Firenze. Salutone anche per Maria, la mamma di Assunta Miele. Ciao Maria. Bene, vi ricordo sempre il nostro recapito telefonico 0823 83 33 05. Andiamo avanti con il primo brano in programma, dalla voce di Natale Galletta, ascoltiamoci mai. Di distrarmi un po' con le donne senza compagnia. Giuro a me stesso che ce la farò, bastardo il cuore che non cambierà e presto finirà, che si innamorerà. Io che davo dei consigli a chi un problema gli feriva il cuore, avrei bisogno di un amico in più, avrei bisogno che gestisse lui e annego in un caffè mo gaggio per a te. Mai nessuno mondo va colpito per me, sto scendo pazzo, dormi dovrei viendo frito un buon a me. Mai chi so credeva che poteva mai soffrire, e per avvenire non poteva mai impazzire. Tu una storia non va a fornire, guardo in alto il sole non c'è più, l'ho rinchiuso in questa vita mia. Gocce di lacrime verranno giù, un mare bianco ti regalerò, lo so ce la farò, vedrai che vincerò. Scendo pazzo, dormi, dovrei, capendo fritto un buon a me. Mai chi so credeva da potere
questa storia non aveva me. E si diverte pure per la gente. Bene, abbiamo la prima diretta di questa sera dalla Svizzera. Abbiamo Stefania Scarlino. Hello, pronti? Buonasera a tutti. Ciao Stefania. Ciao. Che tempo fa da te lì? Fa caldo, fa fresco, parla. Ci sono 31 gradi. 31? Sì. Quindi abbiamo un po' di più, quindi stai più fresco di noi. Tanto. È uguale il caldo. Purtroppo in California. Ma domani ci sarà temporale, hanno detto. Boh. Vabbè, tu hai messo tutto a posto il tabacco così? Il tabacco? Quel tabacco? L'hai messo a posto o sta all'intempero? L'essenziale è che. Che te frega, piove o non piove? Ma sì, che mi frega. Ma che te frega? Tanto se sto dentro casa non mi devo andare a bagnare. Hai capito. Poi Ottaviucci ti mando un bacione. Anch'io lo ricambio. Ha detto, chiedi un po' a Stefania. Beh. Non ti dico come me l'ha scritto perché sarebbe un macello, no? Te lo sto dicendo io, insomma. Decidi a Stefania se mi dice qualche parolina dolce. Che le devo dire di dolce? E che ne so, ti mancano delle paroline dolce? Una parolina dolce? Che cosa gli vorresti dire in questo momento a quel fedentone? Di un latte in love. Che un latte in love? Più latrin. No, gli volevo dire che li voglio bene. Più latrin che love. No, gli volevo dire che li voglio bene. Va bene così? Va bene, Stefania.
Ottaviuccio, sei contento? Ho detto che ti vuole bene. E vabbè, ma lui voleva qualcosa in più, no? Per esempio, qualche parolina dolce. Hai mai fatto i dolci tu a casa? No. 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 Li hai mai mangiati i dolci? Eh beh, certo. Ti sei mai mangiato la cioccolata, la caramella? Certo. E lui voleva qualche parolina dolce da te. Gli avresti detto cioccolata, caramella, torta. Il grandissimo fetentone. Cioccolata, caramella. La caramella la menta? No, dai. La caramella a menta? No, no, dai. No, quella caramella a menta. La caramella a menta. Ma chi è che si mangiava la caramella a mente? Chi se la mangiava? Che ne so? Meglio non dirlo, va. Non lo so. Chi è lui che se la mangiava? Vabbè, poi quando vai in diretta... Grazie a lui. Poi quando viene in diretta ce lo facciamo dire da lui, no? Sì. Dice, ma insomma, che è sta caramella a menta? Fa caldo, sì, la mente ci vuole, si consuma in casa, no? Sì, certo. Si fa una miscela di menta, che ne so. Allora. Va bene, Stefania, io il prossimo brano lo manterò anche per te, da parte tua. Sì. E m'appartiene di Leo Ferrucci, questo brano mi è stato chiesto da Assunta Miele, che lo manda, sì, per tutti, lo manda per tutti quanti voi in sintonia, ma in particolar modo a sua nipote Anna, la mamma, insomma l'intera sua famiglia. Va bene? Bene, sì. Va bene, va bene. Ok, Stefania, allora, dimmi, sì, se vuoi salutare qualcuno, fai. Allora, voglio salutare, vabbè, Papi Ottavio con la sua con Giovanna, Ilenia Stella, Salvo, Mirella, Sergio Donatella, Vincenzo Battiello, Toni De Rosa, Giovanni Pistone, e vabbè, tutti quanti, dai. No, ma questo Giovanni Pistone sta in ascolto, la senti alla radio? Non lo so se sta ascoltando. Aspetta, vediamo. Non ho capito. Non lo so se la sta ascoltando. Ah, vabbè, io ce l'ho mandato il link. Se tu ti ci senti, dici, ma Salvatore, ma l'ascolti la radio oppure no? Perché se non l'ascolti, ti saluta. Che ti saluta fa quando tu non ci segui? Vediamo se la sto ascoltando, aspetta. L'ho scritto. Questi ragazzi di oggi. Beh, ragazzi, una volta. Ottaviuccio mi ha detto che avete le 500 rotte, mannaggia. No, che no. Ha detto che adesso è tornato dal lavoro. Ha detto che io ho le 500 e ho scazzata. Invece, sì. Ottavio, non è vero. Non è vero. Va dicendo che io ho la 500 scazzata, quel fedentone. Vabbè. No, ha detto Giovanni che non la può sentire adesso perché deve andare a fare la doccia, che è tornato adesso dal lavoro. Ah, ecco. Va bene. Ok, Stefania, resti in ascolto che manterò anche per te Leo Ferrucci. Va bene? Va bene, sì. Ottavio ti manda un bacio. Poi ha detto, quando lui viene in diretta, te la fa lui la dichiarazione d'amore.
Ah, bene, Eh sì, bene. perché tu hai fatto qualche volta la webcam con lui. Sì, una volta. Però ha detto che lo hai riempito di baci. È da quella web, è da quella webcam che avete fatto. Dice, non me la posso più dimenticare. Dice che Ecco. come mi ha baciato Stefano, non mi ha mai baciato nessuno. Va Vabbè. bene, Stefania? Ok, Sì, va bene. ciao e mettiti all'ascolto, che Sì. sicuramente ti manderò ancora qualche branetto per te, va bene? Va bene, sì. Ok, ciao Stefania. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Ciao. Il telefono è ritornato all'istante libero 0823 83 33 05. Allora andiamo avanti con Leo Ferrucci e Ma Parti, in brano che mandiamo da parte di Assunta Miele per sua nipote Anna e per l'intera famiglia e per tutti quanti voi all'ascolto. Immaginare come voglio a te, io non posso stare senza dubitare, che la gara è dura, non si può spiegare, nato come a te, non si può mancare, non esiste più. Può assomigliare senza bene tu e che t'ambassa fa e ma appartiene e tu giura l'amore mio ti voglio bene dalle cuore mamma mia quando sto solo tu non sai guarda te mandano voglio una pietra mia e mi appartiene vedo attenta la voce mia e senza idee per un po' la vita mia si viene a breve a morire a due sogni lascio te madre mia posso perdere, io non potessi vivere lontana di te. Rimasi può stare senza me vedere. Ma si c'è stata come a me se fosse così potesse morire senza ci pensare ma ci resti già no, non è così stai dicendo tu se tu puoi sapere so ci appartiene io non ci vorrei mamma mia ti voglio bene dalle cuore mamma mia quando sto solo tu non sai che può condurre guarda te mandano voglio una pietra mia e mi appartiene vega attenta a nuova gemini
sogni, lascio te madre mia, no, io non ti posso perdere, io non potessi vivere. Ma partini, tu giuro, mamma mia, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, tu non lo sai che fumi, non guardo manca una voglia per mia già via. E tu sai perché, perché ma partini. Bene, abbiamo la prossima diretta con Maria Spina. Hello, pronto? Pronto! Questo Natale, che fai tanto? Mamma mia, che diamine, io parlo così bene, va a bassa voce. Che? Niente, niente, che cos'è? Voi avete fatto... E io ho fatto... Pronto, mi sentite? Senti, Io sono Maria Spina. Ottavio Junior, aspetta un po', Maria Spina, sì, aspetta. Sì, sì. Adesso ti metto un po' a cuccia, aspetta. Ok, allora, no perché mi servono due mani per la diretta, hai capito? Ah, sul telefono fisso e noi diciamo pronto. Pronto. Pronto, ciao Ottavio Junior. Buonasera a tutti, innanzitutto. Buonasera, buonasera. Per chi non lo sa, Ottavio Junior... Dopo tanto tempo mi faccio sentire pure io, Ogni morte di papa, sì. Lo so, io lavoro, sto fuori, ogni tanto quando mi trovo, che faccio presto, che riesco a telefonare, perché di solito vengo più tardi. E la diretta è finita, il programma è finito, e allora non riesco a chiamare. Ho capito, però evidentemente, cioè... Tu, allora come stanno le cose? Lo hai un po' abbandonato a zio Ottaviuccio? Perché per questioni di lavoro più che altro, no, non perché... perché non ci posso venire. Non ho capito, per motivo di lavoro, insomma... No, me ne vado la mattina alle 6, torno la sera alle 9, che devo venire a fare alle 9, si va a coricare il notte. Vabbè, ma non pensate solamente al lavoro, pensate che sono anche due vecchiarelli. Lo so, io infatti stasera ho finito presto, ho detto vado dal nonno e... lasciamelo dire, perché io ora c'è sfugato. Tu lo sai, io se lo devo uccidere, lo uccido e basta. Sì, sì. Però se lo devo difendere, lo difenderò pure, no? Vabbè, sì. È normale, è giusto. Certo. Allora, Ottavio, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Vabbè, l'essenziale che si lavora. Per salutare te, per salutare
tutte le persone che stanno in diretta. Va bene, ti ringrazio da parte loro. Beh, ti passo il nonno che è ansioso di parlare. Va bene. Sì, anzi no, ti passo un'altra persona prima. Ah, d'accordo. Pronti? Chi è? Pronto? Salve. No, mi chiamo non... Carmela. Dopo un sacco di tempo. Ma tu mi sembra che ti sei fatto sentire anche un paio d'anni fa, o no? 2-3 anni fa? Sì. Allora io non ti capivo proprio, adesso riesco a capirti perché ti sei fatto giovanitello, no? Diciamo. Ora insomma hai cominciato a scandire per bene le parole, no? Fedento uno, mettiti da parte tu. Allora, come ti chiami tu? Io Carmela. Carmela? Sì. Ah. Carmela, ma tu vai a scuola, sei stata promossa, sì o no? Non si sa. Ah, non lo sai ancora. Ancora ti devi andare a ritirare la pagellina. No, ancora non si sa. No, vabbè, ma sicuramente sarai stata promosso, tranquillo, non ti preoccupare. È stato bocciato come il nonno. Ha fatto la prima per 5 anni e poi sono stato promosso per l'anzianità. Tu, secondo me, se la bambina non è stata promossa è stata proprio per colpa tua. Esatto. È vero o no? Carme, è vero o no? È vero, sì o no, è stata per colpa di quel fedentone di tuo nonno? Sì. Anzi, tuo bisnonno. Perché il tuo papà sarebbe il nipote di Ottavio, il nonno, diciamo. Tu sei la pronipote. Sì, sono la pronipote. Quanti anni hai, Carmela? 5? 10. 10 anni? Sì. Ah, quindi stai crescendo, sei grandicella. Va bene Carmela, io ti faccio gli auguri, insomma, spero che stai scherzando, che non sei stata promossa, o no? Sì, sto scherzando. Perciò continui sempre a studiare, non fare come ha fatto il tuo bisnonno Ottaviuccio. Ti passo il nonno. Va bene, devi dire il nonno che ha ripetuto per 10 anni la prima elementare. Aspetta, ti passo papà. Pino. Dimmi, Ottavio. È possibile sentire la canzone di Jennifer S, Lassala? Lassala di chi? Gianni Celeste. Lassala di Gianni Celeste. Vabbè, sì. Mio, mi hai fatto la richiesta, poi vediamo se riesco a trovarla. Riesco a mettere in saletta, dai. Se la posso mettere adesso? Ok, dai, ti passo il nonno. Dai. Va bene. Ti vuole parlare. Va bene. Lucia, aspetta che poi dopo manderò i tuoi messaggi vocali. Pronto? Sì, pronto. Si senta? Sì, mi dica. Sono sempre io. Io chi? Sono la Carmencitas della Spagnolos. Carmencitas, quando piglia non las. E sono, come non ho capito l'ultima parola? Spagnolas, quando piglia non las. Che cos'è che non devo lasciare? Ti vuole parlare una personcina, vai. Pronto. 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 Che non c'è altro. Pronto, Taviuccio. Pronto, Taviuccio! Ciao, amore mio! È amico, mi saluta pure Ilenia Stella! La brutta avventura! Il mio amore! Pino! Taviuccio oggi mi ha mandato una 500, ha detto questa è la 500 di Pino, che cazzata! No, lui è invidioso perché lui ha la BMW più grande della mia, però cammina a 3 ruote. Ma lui ce l'ha mandato dalla macchinina, non la visto Facebook! Sì, lei
cioè lui cammina ancora sulle biciclette dei bambini, no? No, lei ci ha mandato una bella bicicletta, una bella macchinina. Ho detto, già Ottavio, questa è la tua macchina, ma quanti che marcia usi? Perché ha detto che lui mette una marcia senza marcia. Mette due via. Basta che io metto la sala e lei cammina sulla sola, ma via. Avete capito? Che cosa ha detto? No, ripeti. Ha detto che lui con la sua macchina, sì, senza marce, mette e via. Ma che make? Sì, sì, e chi ne... c'ha la BMW senza marce, hai capito? Sì, la BMW senza marcia, è la 520, l'ultimo tipo del BMW. Ovvero? Tanto ci non c'è niente, dove tu? Ovvero? Che cosa? Ah, dite che il suo BMW... Sì. È il migliore di tutto, l'ultimo BMW che hanno fatto. È l'ultima generazione? Sì, sì. Ah, allora quello perciò si mette dentro e va. Ha detto Elena, Ottavio, se la vai a prendere con la BMW, fai presto. Va bene, amore mio, va bene. Allora, visto che si trova, Ottavio, visto che si trova a prendere i nomi, mi può venire a prendere anche a me. Mari, quando lo senti parlare, stai zitto, perché altrimenti non si capisce niente. È vero, io non nemmeno riesco a capire, è vero. Allora, mi scriveva Ilenia, dice Pino, dopo questo messaggio, se è possibile, gli manti uno sciacquone, però non dire che te l'ho detto io. Brutta benedizione! Guarda che sciacquone, cacca, si va in caso da... Coragnato! È lontano che lo sai! È solo, sei pure. Adesso sei diventato pure geloso di Irenia! Ottaviucci! Sì, pronto. Aspetta che ci ascoltiamo qualche messaggio di Lucia! Sì, va bene, va bene! Però, chef, chiudete il becco e state zitto! Va bene! Sì. Buonasera, Pino! Ci ha mandato anche un video dove piove sempre. Pino, saluto a Popo Ottavia, Vim, mamma Giovanna, Docilenia, Stefania, a te in famiglia, a Tommasino e tutti quelli che ascoltano la tua radio. Un grosso bacione. Ok. Dove? Non ho capito, qua rimettiamo. Dove? Grazie, grazie Lucia. Ciao Ottavio, ciao Flo, ciao Cammela. Ciao Ottavio, ciao Flo. Ok, ciao Lucia. Un saluto. Lucia. Un saluto lo facciamo pure per Sebastiano, il piccolo Ali e tutta l'intera famiglia. Un saluto lo facciamo ancora per Ilenia, per Mirella e per Salvatore. Ancora salutiamo Maria Sibona e niente. Poi salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo sui cellulari. Ciao Lucia, ciao! Chi è? Ciao Carmen, chi è? Allora adesso facciamo salutare prima Maria, dai. Va bene, dai, ma tu da io. O tu, ma dopo ci richiami? Va bene, ti richiamo, tanto non pago niente io. Ok, tanto tuo telefono non lo paghi. Sì, sto facendo mantenere in là, ti faccio bene. Ciao, Taviuccio. Ciao, ci sentiamo più tardi. Ti saluta pure Maria. Ok, ciao Maria, amore mio. Ciao, ciao Ottavio. Allora, salutiamo Ottaviuccio, Carmela, e Ottavio suo nipote, e ancora Giovanna. Mi associo.
Ok, allora Marie, a chi vuoi salutare perché abbiamo un'altra telefonata? Allora, io saluto tutta la faccia in ascolto e vi do una buona serata, perché giustamente ho detto, mi associo ai saluti che hanno fatto a Ilenia, sì, a Enza Badillo, sì, a Stefana Scarlina, a voi studio e a Ottaviuccio. Va bene. Poi vi metterete una canzone che la vi ho dato io. Va bene. Una canzone da parte mia. Okay. Vi saluto e ci vediamo domani sera. Va bene. Ok, ciao, un bacio e un abbraccio a voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, salutiamo Maria Spina e andiamo con l'altra diretta con Ilenia. Eccoci qua, pronto. Hello, pronto, buonasera. Buonasera, ma io voglio sapere a te, tu cosa vai facendo la sera, dove vai, che tu non sei più con noi ad ascoltare la radio. No, non è vero. Che non è vero. Ma non è che ti sei fidanzalata? No, ma quanto mai. No, perché noi lo vogliamo sapere. E certo. Noi vogliamo sapere tutto qua. No, ma io sono stata a prendere un aperitivo con zio Ottaviuccio. Ma sei sicuro che ero zio Ottaviuccio? Sì. Per 31. E quel 71 mi ha detto, e io pago, e io pago. Oh. Sì, poi ha messo la benzina, ha detto, che facci, dobbiamo andare da Pino a trovarlo. Ah, così ha detto quel 71. Così ha detto, sì. Hai capito? Sì, ma anche se non ci sto, fino alla radio la porto sempre nel mio cuore. Lo so, e infatti che insomma che a noi ci sembra brutto quando non ci siete. Portate. Per esempio, no? Uno capisce, per l'amor di Dio, è tanto per parlare, per sfogare un po', no? Per esempio, Vincenzo Abadillo, anche per motivo di lavoro. Tu lo sai che lei a tutte le ore sta sulla radio, anche no? Anche l'orario, Pino. Esatto, lì c'era il fuso orario per avere Vincenzo Abadillo. Lei veramente doveva fare dei sacrifici per stare con noi, perché certo, quando noi adesso qui sono le 20:16, magari lì saranno forse è mattina. Verso le 8, magari... è mezzogiorno, sono le 11. Quando facevo i programmi dalle 11, lì erano circa le... l'una e mezzo, le 2 di notte. Ecco, sì. E allora... Ma domani c'è il programma di Cantanapoli con Emanuele Caianiello? No, ci stiamo arrangiando un po' così, ma abbiamo anche dei guasti, perché sono dei guasti seri. Ci stiamo arrangiando un po' con altri strumenti, insomma. Certo, ed è giusto. E quindi... vabbè, non fa niente, Pino. No, ma il programma ci sarà come adesso, così, insomma. Lui... E si è saputo qualcosa, Pino, per il profilo di Emanuele? Come? Si è saputo qualcosa per il profilo di Emanuele? Il fratello di Emanuele? Il profilo, l'account? No, non lo so. Abbiamo anche tentato di recuperarlo, ma niente da fare. Niente da fare, mi dispiace. Ma dico una cosa, no? Sì. Che cosa concludono queste rubando profili? No, vabbè, ma ormai io ci ho fatto il callo, hai capito? Quindi a me non fa più niente, perché tu lo sai quanti me ne hanno rubati. E Facebook è fatto anche di questo, no? Vedi, io adesso ho la pagina Tommaso Di Maio. Prima sì. Com'era? Era dedica napoletane. Esatto, ora è Tommaso Di Maio, poi sotto tra parentesi Pino Di Maio.
Però sopra era Pino Di Maio, tra parentesi, dediche napoletane. Io invece non mi fido, non mi mette il cognome, non mi fido, così a me non mi trova nessuno. Lo so, purtroppo dovetti cambiare mail per recuperarlo. Sì, siccome anche dal primo giorno che mi sono iscritta, Pino, non mi sono messo il cognome. Così anche dei parenti non mi trovano, meglio. No, ma sulle informazioni, questo lo dico per tutti, magari per coloro che non lo sanno. Sì. Perché quanto, diciamo, quanto noi facciamo un profilo, ci creiamo un profilo, dobbiamo dare un'email. E poi la password, Esatto, vabbè, non parliamo della password, non fa niente, però nelle informazioni, quando abbiamo finito di completare il nostro profilo, dobbiamo andare nelle informazioni e mettere la spunta su solo io. Solo io, sì, io così ce l'ho. Esatto, questo lo dico per esempio per Ottaviucci, che è ignorante della materia, insomma, ha fatto la scuola per 10 anni, ha ripetuto, non si è imparato neanche... E l'hanno fatto per anzianità! No, per anzianità, ho detto, vabbè, senza che ti diamo la patente, la pagella, dice, vattene a casa prima che ci innervosiamo. Carmelo sta ridendo. Ho sentito la piccola Carmen, un bacino. No, sta ridendo. Anche a Flora e a Ottavio. Sta ridendo, Carmela, sta ridendo. E allora viene a finire che qualcuno, magari o qualcuno che riesce a prendere l'email, magari se lo conserva qualche volta o qualche mattina, si alza e dice... Voglio eliminare questo profilo, basta avere le mail, hai capito? Certo, è normale. Basta fare forgot a password dimenticata, e quindi gli arriverà un codice e addie. Hai capito? Tutto qui. Perciò nella privacy mettete solo io. Anche se c'è così, io pure così ho messo, Pino. Esatto. Sì. Anche se ci mettete un recapito telefonico, mettete sempre solo io. Certo. Ma dove sta stasera il regista Tommasino? No, Tommaso adesso sta studiando un po', perché se ti ricordi quel periodo che è mancato anche dalla radio, che ha avuto la valigella, no? Ah, sì, si sì. Ha preso la valigella a 14 anni. quindi... Ma io più piccola, quando mi è venuta a me ero più piccola. Vabbè, comunque... 7 anni. E allora non è andato a scuola, non ha potuto studiare, è stato... non diciamo rimandato, ma rinviato... rinviato in 3 materie che... ma per lui sono delle sciocchezze, quindi no, Tommaso è un mostro di intelligenza, senza offesa, quindi non ci piove. E questo, per questo è stata la colpa della sua non è stato promosso proprio per questo. È stato sfortunato perché mi dispiace. No, è stato rinviato a 3 materie, ma per lui quando adesso faranno gli esami non ci sono problemi. Ma lui anche se... Ma alla terza media, Tommaso, sì. No, va a scuola di... imparano a fare lo chef.
Alberghiera, sì. Alberghiera, sì, sì. Stasera non mi viene, non mi vengono le parole adatte, non ho capito. E non fa niente, Pinocchio. Non no, fa no, niente. Io le saluto caramente a Tommaso. Sta studiando alberghiere. Ah, sì, 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 sì. Quindi, ma lui già sa, però per una certa prassi si deve seguire questa prassi, perché non ha potuto andare agli esami. Certo. Quindi ora deve attendere. Ecco, allora nell'attesa lui va anche lì, ma è come se fosse stato già promosso, hai capito? Certo, sì, sì, sì. Ma poi un saluto anche alla signora Maria Pino, sì, al ricambio, che l'ho sentita in diretta. Maria, faccio qualche salutino. Vai. Il zio Ottavio, la zia Giovanna, Mimma, Flora, Ottavio, la piccola Carmen, il piccolino, poi tutta la rispettabile famiglia Di Maio, sì, Donatella, a Vincenzo Abatiello dall'Arizona, insomma tutti gli amici che ascoltano la radio PDM, Assunta Miele, faccio un abbraccio circolare per tutti gli amici. Va benissimo. Poi, Pino, se puoi, metta la marchetta a quel fratellone di zio Taviuccio. Ah, ne vogliamo mettere la marchetta? Sì, sì, e beccati questo brano, se tento! Ma la marchetta si riferisce quanto una volta c'erano, dici, vai, c'erano delle salumerie un po' più grandi, no? Si chiamavano mini market. Ah, ecco, siccome a lui gli piace sempre mangiare... E non so dove lo mette sto cibo, sempre magro, e vai zio allora la manda a marchetta. Sì, sì, manda a marchetta, Pino. Va bene, un bacione. Ok, ciao Ilenia. Ciao Pino, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora salutiamo anche Ilenia e ancora un salutone per Mirella e Salvatore. Allora, Tommaso, fedente uno, perché non lo sai che Tommaso ha avuto la valicella? Oh, e allora, eccolo qua, da parte di Ilenia, interamente per te Ottaviuccio, a Marchetta, e vai, Armando Marra. A ieri che è successo in da marchetta, che guai ha combinato una concetta, niezza marchetta, niezza marchetta, che l'ha induppato in faccia una carretta, e la posa è scassata tutta cascetta, niezza marchetta, niezza marchetta. Tutta spesa l'è caruta, e una mossa l'è venuta, ha perduto e pomarola, e patane che scarola, un'insalata era faniella, con un bello cucuzziello, ha perduto proprio tutto, una ruzzina e franca frutta, ha perduto una rapesta, che teneva sotto la veste, cinque piezze molignane, con una forma e parmigiana, sei castagne e pinte noce, e un pacco e roba roce, e s'interra che brioche, e ognuna vista... Tutta marchetta, tutta marchetta. Quando folla stevi in da marchetta, come gagneva la ronna concetta, rinda marchetta, rinda marchetta. Parraggio si è scassata camicetta, e la posa inguaglia tutta burzetta, miezza marchetta, miezza marchetta. Quando strilla che faceva, tutta gente carrega, l'hanno rotto in un fagotto, tutte cose asciuta sotto, nu capretta e nu mallone, e nu piezze provolone, cinque fiasche ruoglio fine, o sapone che stupina, sette ponte in sogno e l'arda, nu a sette camustarda, 8 chili maccarune, e nu sacco che gravuna, puparola oliva, e nu capitone viva, po' carciofo, la pasiella, 4 capeva curiella, per non perdere cedrula, l'hanno vista pure tutta marchetta, tutta marchetta.
nasciuto pazzo, qua sono una concetta, gli ha fatto arrivare tutta Marchetta. Buona cascetta, buona cascetta, che l'ha cacciata da una furchetta, gli ha secutata a chi l'era carretta. Niezza Marchetta, niezza Marchetta, na tu pacca cadeneva, tutto in terra la careva, ferrettina e frubicella, cadenaccia e chiavatella, mazza, fila e saponetta, maceniella e macchinetta, una radiglia e una diella, scola pasta e coccavella, otto piatti e sei bicchieri, 48 cannaliere, proprio tutta roba e casa, o mastrilli e a casa, un martiello e una martola, 25 sputarola, una lavagna e un sigione, un cuscino, un cazzone, un zulo e un masale, un cuppino e un urinale, un lattino e criatura, una pupata e segatura, una galluccia fatta e greca, una gallina fatta e seta, l'indiana fatta e gess, e sicari e mana essa, disegnato in faccio sole, e con tutto mazza fora, e sentere più arraggiata, e calessa scomigliata, tutto quanto attorno a essa, l'hanno vista pure. Tutta Marchetta, tutta Marchetta. Bene, questo brano andava dedicato anche da parte di Ottaviuccio per te, Lucia, Lucia Donatella. Ottaviuccio ha detto: Lucia, beccati questo brano. Il prossimo brano lo mandiamo da parte di Maria Vincenzo Foncellino. Allora Maria, che mi chiedeva un brano di Franco Moreno, Fai amore con uomini sposati. Ciao Mariuccia. Non so capace da rubare appuntamento, quando ti fermo per parlare non tiene tempo, con nome tuo ti ho mandato un regalo, ma ritornata a rete senza la rapina, sto sciupando sera che telefonate e mamma tua che mi risponde che le asciute, provo ancora non mi sono rassegnato, perché in tasta vita mia t'accia portato, ma fai amore con uomo sposato, non può fare cose che fanno innamorato, non ti può mettere a vedere dopo di te, non può desiderare che t'accompagni a casa, e se lo stai nascosto non ti può passare, ma fai amore con uomo sposato, tu mi esasterate, non passa abbracciate, non ci può dire a tua mamma che ho bene, non potrà si vestire e sposare in da chiesa, perché l'amore che a me niente ti porta, dimmi che amore capace di convincere in tuo cuore che pozza quasi e complimenti non ne siete e stai crescendo la vita tua senza futuro, senza qualcosa forte tutto può aggrappa, ma fai amore con un uomo sposato, non può fare cose che fanno innamorate, non te può casa, e se non stai nascosto non tu può passare, ma fai amore con uomo sposato.
strada non passa abbracciata, non ci può dire tua mamma da bene, non può dire se vestito di sposa da chiesa, perché l'amore da mai niente di botta. Dimmi che amore. Bene, abbiamo connettato anche Maria Foncellino. Ciao Mariuccia, Maria. Allora salutiamo anche, vediamo un po', Giovanni Pistone. Allora mi dice, dedico una canzone a Stefania Scarrino, una qualunque. No, una qualunque, no. La canzone se lo mettiamo sai ciccia, oppure qualche altra canzone che non ci azzecca, no. E allora un brano, magari, anche se è d'amore, ma ogni riferimento è puramente casuale, se siete solo amici. Oh, e allora, noi li mandiamo da parte di Giovanni, per Stefania Scarlino, vediamo un po'. Ecco, un brano simpatico, eccolo qua. Allora, scusami, lui si chiama Enzo Rufino, eccolo qua. Ciao Giovanni e buon ascolto, e vai. Quando dici che al telefono non mi rispondi più, già sentivo che non era amore, hai ragione tu. Ho sbagliato a stringerti sul cuore, ma che sciocca tu. Non sentivi battere il mio cuore, se potessi averti solo un attimo, ti direi tutte le cose che non sai. Solo un'illusione in fondo all'anima, nel ricordo che ti resterà di me. Scusami se mi sono perso dolcemente dentro te, giocando coi tuoi sentimenti, ma perché ti ho regalato senza amore mille brividi. Scusami se ti ho confidato che esistevi solo tu, mi manchi proprio adesso che non ci sei più, chissà se in fondo al cuore ti ritroverò. Senza scevolezza, come era da vasa sai carnale, quanta libertà, non c'è perdere l'intero spirito, tu mi fai impazzire, tu ricevi sulle buffa amore, troppa falsità, era solo voglia di piacere, se potessi averti solo un attimo, ti direi che un'altra storia avevo già, solo un'illusione in fondo all'anima,
è il ricordo che ti resterà di me. Scusami se mi sono perso dolcemente dentro te, giocando coi tuoi sentimenti, ma perché ti ho regalato senza amore mille brividi. Scusami se ti ho confidato che esistevi solo tu, mi manchi proprio adesso che non ci sei più. Chissà se in fondo al cuore ti ritroverò. Capo del telefono, chi troviamo, chi è, chi essere? Hello? Sì, hello, hello, hello? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Senti? Sì? È Radio PDM TV? Certo. Che ti arriva, che era? Stiamo dicendo che stasera si può fare un po' il serio. Non riesco. Scusa, tu mi vieni a dire, no, pronto, Radio PDM TV. E che ti arriva, che ho detto che volevo fare il serio, stupido cacchera. Chi, tu? Chi è, tu? Tu mi hai detto che cacchera. Tu volevi fare la persona seria? Sì, ho detto stasera voglio fare la persona seria. E ecco perché ho detto sì, pronto. Ah, sì? E invece tu subito, sì, Radio PDM, cacchera. Un tormentone che non c'è altro. Ti manda i saluti Giovanni Pistone. Non ti ho capito. Ti manda i saluti Giovanni Pistone, Franco Iaccarino. Ah, eccolo, allora ricambio anche per Giovanni e Franco Iaccarino, va bene? Un grosso abbraccio a tutti e due. Ma dice, mi ha detto Giovanni Pistone. Come sono? Giovanni Pistone. Ok, che ha detto? Quell'altro no, ha detto Pino, io vorrei fare un'entrata, non lo so, un po' diversa. Ah, ecco. Vorrei fare un'entrata, così. Un'entrata, per esempio, ha fatto qualche nome così, però dice: sì. Dice, io adesso mi sto presentando per la prima volta in questa radio, no? Sì. Però lui ti conosce molto bene. Ah, dice, conosci da Giovanni? Sì, Giovanni Pistone dice: posso fare un'entrata salutando tutti quanti, però senza andare in diretta. Va bene Giovanni. Ha detto, posso fare un'entrata, però senza andare in diretta, perché mi vergogno un po', però mi farebbe molto piacere fare questa entrata un po' diversa. Dici, io vorrei entrare in questa radio magari con una forma di gentilezza, di educazione, ma dice lui, non ci riesco. Vorrei entrare, fedendone, chiudi il becco.
Allora dice: vorrei entrare un po', diciamo, un po' a modo mio. E vabbè. Io ho detto: ma di che si tratta? Parla, sfogati. Che è successo? No, dice: ho sentito tante cosettine. Dice: ma quell'uomo che ci fa ridere tanto, quindi, ma chi è? Dice: posso entrare con lui? Ho sentito pure che avete tirato la catenella dello scarico. Dice: se posso entrare così, salutandolo con uno sciacquone. Ho detto Giovanni, non ci sono problemi. Sì, meno male, Giovanni, vai! Posso dire io una cosa a Giovanni? Ora Giovanni mi ha scritto? Giovanni sta passando! No, Giovanni mi ha scritto, diciamo, mi può dire tutto quello che vuole. Posso dire? Sì, sì! Allora, Giovanni, amore mio, piccolo cuoricino mio, ho le luci nei miei occhi, Giovanni, perché vedi che come bacio io non ti bacerà nessuno. Non è che può mi girare, ma dopo poi si scrive. Un sovrentore di Giovanni. Allora così che ti sei innamorato anche di Giovanni? Beh, logico. Però lui te l'ha fatto la dichiarazione, meglio di così, dici, io mi voglio presentare, diciamo, un po' diversa, no? Perché è un uomo, è logico. E quindi vuole entrare pure lui nella famiglia dei Fedentoni? Certo. Don Dodò, baciamo le mani a Bossia! Chi è? Sentiamo, vediamo chi è, dovrebbe essere Ilenia Stella, vediamo. Chi è? Don Dodò, baciamo le mani a Bossia! Ha detto baciamo le mani a Bozzia, che significa? Amore mio, come è gelosa! Gelosa, vedendo. Come è gelosa, Mirella, mi sta dicendo no. Però mi sta dicendo Mirella. Sì. No. Tu sei il mio grande amore. Chi è? Mirella. Oh. E mi sta dicendo pure, ho luce nei miei occhi. A chi? A me, Fedentone, Fedentone! Ho cuore del mio cuore, ho sangue del mio sangue, ho luce dei miei occhi, ho la brutta Fedentone di Mirella! No, ma non ci credo! No, ma non ci sento più, attacca in gola, com'è che si dice? No, se Mirella ti ha scritto questo... Sì? E allora lei fa copia e incolla e me lo invia a me in privato questo messaggio. Mirella, dillo, madonna brutta Fedentone, Mirella, dillo, amore mio, dillo! Ma che mandari, cioè, me mi deve inviare la cronologia che ha mandato a te. Cos'è che devo mandare? La cronologia, Fedentone. E che cos'è? È il primo piatto che si mangia in anteprima del secondo. Ah, ho capito, allora è roba che si mangia. Certo, e che te credi, che era? Ecco, vedi, punto bene. Sentisi. Sì. Te lo sei imparato a memoria. Quella brutta, sì, ormai lo sa a memoria. Secondo te chi può essere? Lucia Donatella, quella è. Ci vai pensando su. Quella brutta Fedentone di Lucia. Allora, dice sì. Stefania Scarlino, dice Pino, sì. A me interessa sapere che cos'è la caramella a me? Ma no! Ha detto Pino, fatti spiegare da Papi cosa è la caramella a menta.
E come fai? È una cosa un po' lunga, come fatta? Come fatta? Don Dodò, baciamo le mani a Bossia! Allora, aspetta, sentiamoci quest'altro messaggino. Sì, glieli dico! Le paroline dolce! Al mio amore! Ciao, cuore mio! Hai capito? Ecco, vedi! Vedi, sì, vedi, 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 Pina, Ottaviuccio, Lucia Rotella, Maria Spina, a tutti quanti. Va bene, grazie Franco, ti vogliamo bene. Allora, dicevamo... Non lo so che dicevamo. La caramella a menta. Ah, ti piace a te la caramella a menta? No, questo lo vuole un grandissimo fedendone, lo vuole sapere Stefania Scarlino. E chi è? Stefania Scarlino. E chi è? Non è una cosa che si mangia. Ah, non è una cosa che si mangia? No! Ah, ho capito. Vuole sapere perché sì? La caramella a menta dice che la vuole provare pure lei. Dice sicuramente sarà una caramella speciale. E penso di sì, Pino, perché è difficile trovare. Allora fai una cosa, se tu non gli puoi spiegare proprio la cosa come sta, fagli una dichiarazione d'amore. A chi? A Stefania Scarlino. A Stefania Scarlino. Stefania Scarletto. Scarlino, chi è? Scarletto. Ah. Chi è? Ma io non so chi è. Come non sai chi è? Fedendo. Non la conosco. Veramente? Davvero. Te lo giuro, non la conosco. Vabbè, che te frega, è una donna. Ah, è una donna, vabbè, l'importante è la donna, non sei qualche travestito. No, non è un travestito, ma è una donna. Ho capito. Vuole sapere, dice, fatte spiegare da Papi. Ho capito chi è, ho capito, Papi. La parola Papi mi ricordi chi è. E chi è? È quella ragazza della Svezia, della Svizzera. Papi. Mi chiama Papi. Ma chi Papi? A me mi chiama Papi. Ah, te ti chiama Papi, allora spiegaci. Ti sto dicendo, ho capito chi è. Quella ragazza della Svizzera. Dalla Svizzera, della sì. Sì. Ah, ho capito, allora lei è. Certo, e che ti scrivo, che era? Ecco, vedi, ci mancava pure. Ma la risposta viene spontanea. Sì, spontanea viene. Allora, ci fai sentire un po' che cos'è la caramella a menta? Dai, non, tanto non è niente, tu gli devi dire solo amore, sai, la caramella a menta, è una cosa che, insomma, si trova nella carta, si scartoccia e piano piano, insomma, te la metti in bocca e piano piano si surca. Una volta che se l'ha messa in bocca è logica che si succhia. Ma poi si congela tutto. Scusa, ma che cazzo te frega a te se si congela o non si congela? Ok, fammi sentire, dai. Allora, forza. Cara Stefania. Tu vuoi sapere che cos'è la caramella alla menta? Cosa significa? Ah, ecco. Dice perché ogni tanto noi nominiamo la caramella a menta. Ecco. Vai. Allora, Cara Stefania. Mi vuoi, cara Stefania. Vai. Allora, la caramella alla menta è un prodotto specifico di alta qualità. Bravo, vai avanti. Che se uno se la mangia... Sì, perché no, gli viene voglia. Se uno... Perché se non ti viene la voglia, tu la caramella non te la metti in bocca. Se uno gli... Dai, cerca di essere più chiaro. Allora, se uno gli viene la voglia della caramella alla menta... Sì? Deve solo andare da...
a un tabacchino. Da quello che la vende, insomma. Dai, fai, da che la vende, fai prima. E chiede la caramella alla menta. Alla menta. La magari menta. Lui non ce n'ha una. Eh no. Perché quello ti dà tutto il pacchettino, no? Eh no, ma lei deve dire, mi dai una caramella alla menta? Pronto? Sì, ti sto ascoltando. Ah, allora, gli do la caramella alla menta. Uè, ha scritto Pino Sanzolini, salutiamo Pino Sanzolini. Ciao Pino, ciao a tutti, ti voglio bene. Finalmente sei entrato in radio, va bene? Ha detto Elena, ma si comprano le caramelle a menta. Come si? Ma non mi stai facendo sudare per dentone. Brutto valentone che fosse altro. Ha detto, ma le caramelle a menta non si comprano dal tabacchino. Come non si vende dal tabacchino? Ha detto, ma che li compra dal tabacchino? Come no? Si vende dal tabacchino. E poi bisogna vedere che tipo di caramella vuoi. Ci sono anche le caramelle specifiche, quelle buone, e le caramelle specifiche di quelle malamente, più poco, che costano poco. Hai capito? Sì, ha detto Ilenia, se mi permettete un attimo mi vado a cambiare perché sono tutta sudata dalle risate, non ho capito che cosa c'è da ridere. Sta pisciando sotto quella brutta pedentone. Ha detto adesso mi vado a cambiare perché insomma... Quella brutta pedentone si è pisciata sotto e non ho pannolini, pedentona. L'ho finito tutti i pannolini. Ottavio. Sì? Stefania sta a dire, dice, ma se voi state parlando e spiegarmi a me che cosa significa, perché sviate le tracce? Perché? Sviate le tracce. Mo ci sono queste tracce qua. No, no, le tracce musicali, le tracce... Dice, sviate le tracce come per dire, cambiate il discorso. Ah, è un po'... Allora, ricapitoliamo. Allora, si va o dal tabacchino. Allora, si va dal tabacchino e si dice, guardi, io voglio una caramella alla menta. Ecco, allora, e quello del tabacchino gli chiede, che cosa, che caramella vuoi? No, dice, vuoi le forte o quelle così così? E lei deve chiedere quelle forti. Pronto? Sì, pronto, Pino, scusami. No, no. Dimmi. Dimmi tu. Dice... Allora, stavo dicendo, sì. Si va al tabacchino e si chiede questa caramella. Sì. La caramella. Sì, glieli dico. Le bocca. No, è lui, il fetentone. Che sta sudando sette camicie. Hai capito? Allora dicevi Ottaviuccio. Allora, ma un'altra volta lo devo dire, fedentone. Siamo arrivati dal tabacchino, il tabaccaio ti dice... Il tabaccaio gli dà questa caramella. Dice, vuoi le forti o quelle deboli? Ecco. Quello meno forti. Allora, deve dire, no, voglio le forti. Vuole le forti, esatto, ah. Esatto. Allora se vuoi quelle forti, si concede ancora di più la bocca. Esatto, è quello che vuole, hai capito? È quello che vuole. No, non vuole, perché poi si congela tutto. Ma che cosa? La caramella in bocca non ti congela niente. Madonna mia, madonna! Ti rinfresca la bocca. Ma si rinfresca la bocca è più un'altra cosa. Lo so, ma bisogna vedere la bocca poi dove la va a mettere. Perché se è forte la caramella, lei deve andare vicino alla fontana e riempirsi la bocca d'acqua. Sì. Perché, esatto. Ma poi si può pure affogare. Si può? Si può pure affogare. Certo, che ti credi? Perché? Quindi bisogna stare attenta. Bisogna fare attenta, sì. Perché è capitato a un'altra signora che ha sbagliato a comprare le caramelle, invece di prendere quelle normali,
ha preso il tipo forte. Esatto. E camminavo con la bocca aperta, no? Ti stavo frugando. No, è perché insomma era molto forte e camminavo con la bocca aperta. Poi gli è stato chiesto: signore, ma lei perché cammina con la bocca aperta? Dice: ho sbagliato a prendere le caramelle, insomma. E niente, poi il resto lo sai tu, che ne so io. E poi è rimasto con la bocca aperta. No, non è rimasto con la bocca aperta, perché qualcosa gli hanno fatto a sta signora. Zio Ottavio, ti ricordi mezza piazza, git git, ammariamoci tazza? Grandissima fedentone. Uè, ti saluta Pino e Pina. Grazie, Pino, grazie. Allora, aspetti che ci è arrivato qualche messaggio da Lucia, vediamo se già lo abbiamo ascoltato. Aspetta. Non ti rischiare, fidendone, non ti rischiare che ti ammazzo. Hai capito? Tu, ti ha fatto una pernacchia veloce. Che sei a ripetizione. Me la mangio io la caramella menta. Hai capito? Ha detto che lei la caramella a menta se la mangia. Ma va dinne, fedendone, va dinne. La brucia. Ha detto che gli brucia. Allora, Ottavio. Sì. Dai, saluta qualcuno. Già faccio più. Non ce la fai più, lo so, lo so. Allora, voglio salutare a Lucia Donatella, sì. Voglio salutare a Francesca, a Sebastiano e tutta la famiglia di Lucia. Poi voglio salutare Assuntina Miele, a Ilenia, a Mirella, quella fedentona di Mirella e a Salvo. Poi voglio salutare ancora a Pino Santolini e a Pina da Bologna. Poi voglio salutare Adriana Ferretti, che sta sempre dietro le quinte. Chi è? Adriana Ferretti, quella fedentona. Ah, sì. Lei dice che è svergognosa. Ne vogliamo da moglie! Dice che si vergogna. Sì, poi c'è Francesco Marazzo, un grosso bacio Francesco. Ah, Elena Vecchione. Ti ricordi di Elena Vecchione? Sì, mi ricordo, sì. Quella fedentona che non entra mai in radio. E poi a tutti, va bene? Ma lei c'ha da fare. Lo so. Va bene allora? Va bene, Ottaviuccio, ancora un salutino per Giovanna e... Madonna, un forte bacio a Maria Spina, mi stavo dimenticando di quella pedentona. Brutto gelosone. Uè, un salutino anche da parte di Assunta Miele per te. Grazie, amore mio, grazie. Lei doveva venire domani mattina perché mi ha chiamato già, e poi ha detto: Pino, non posso più venire perché sono cambiato le cose. Detto, ho capito io, dai. Niente, Ottavio, un bacione da parte di Andrei per Giovanna. E niente, stai in ascolto che ti manderò da parte mia. Un bellissimo brano, va bene? Va benissimo! Ok, ciao Tavio! Ciao! Allora, da parte di Pino, che manta per il suo grande amore Pina, Pino Sansolino, per Pina, il suo grande amore. Allora, mi diceva un brano di Tony Colombo a piacere. Ok, ragazzi, va bene, da volta. Ma diciamo ragazzi, ho scelto per voi, ecco qua, sia più bello innamorato, questo lo dice... Da parte di Pino per te, Pina.
Che bella innamorata. Che il sapore dei baci che dai sanno riempirmi l'anima, e mi sento in un attimo ancora più dentro di te. Anche se non ho ancora provato la tua dolce verginità, io per te posso pure aspettare fin quando vorrai. La più bella innamorata, a quanto l'ho conosciuta, mi ha regalato una vita, mamma fa vivere giornate, una vita ancora fatta amore, ma facciamo solo con pensiero. Coraggio a tutti e due, ci manca si jamais spoglia. Sì, per me tutte cose più belle e carnali che la vita può dare, camminando con te nel futuro senza c'è stanca. Ecco te sotto le stelle una sera di settembre, ma voglio sposare insieme a luna con gira e con mare che già ne guarda. Tu sei più bella innamorata, a quanto t'ho conosciuta, mi hai regalato una vita, mamma fa vivere giornata. Ancora fatto amore, o facciamo solo con pensieri, coraggio a tutti e due, manca si c'ha mai sfuglia. Non avevamo ancora fatto amore, o facciamo solo con pensieri, e coraggio a tutti e due, manca si c'ha mai sfuglia. Allora, Pino e Pina Sansolini, ossia Pina da Bologna, che vanno a ricampiare i saluti per te, zio Ottaviuccio, con un seguo sciacquone da parte di quei due fedentoni per te. Pino e Pina, eccolo qua. Allora, detto fatto, purtroppo io accontento le vostre richieste, come voi sapete già, quindi non ve la prendete con me, perché quando mi arrivano questo tipo di richiesta, insomma, non è come sentirmi a mio agio, però mi fa piacere. Grandissimo vedendo. Bruce!
Lucia! Hai sentito, Taviucci? Lucia si sta lamentando che gli brucia ancora. A gentile richiesta da parte di Ottaviuccio, per te Pino Sansolini, dice becca di sto brano, vabbè, non è un brano ma è una scenetta, e dal titolo Sguarramazz dice beccatevi sto brano. Insomma, è possibile mai che non riesca a convincere a far cattare poche pesce congelate? Si sa visto voi quando ne vengono la mattina a sera. E a me non mi va. E poi queste cose così grossi mi fanno una certa impressione. Io vado pazza per il pesce, sa? E dire che mio marito me ne fa fare sbafate. Sì. Eppure se è piccerillo o maniariello non me ne importa. Però deve essere naturale, non congelato. Ma vi faccio davvero, state pazienne. Che non appena i pesci ne bottono in decella frigorifera. E quando si scongelano, ma vi da credere, signora Congiotti, sono tale e quale pesce fresco. Sì, questo lo sappio. Che? Pulite seppie? No, dico, questo lo so. Ah, era capito una tarda. Che volete da me? Io sono fissata, né? E se non lo trovo come dico io, non me lo metto in bocca. Ah, no. No. Invece mi ammocco pesce tutta specie. Sa, grossa picciorilla congelata, scongelata, si son muscio, si son dustata. Uè, signora Congiotti, ho lassata, è tutta perduta. E se è una femmina cioluata, come può campare? Oi, tale qual a chi sto femminello che sta trasendo che ha vinto, tutte i giorni se ne fa una panza tanta e non si sazi mai. Uè, io vado ruando pure rosso, sa, se non dice che non si soddisfa. Veramente? Buongiorno a tutti. Cogliata. O marito vostro non ci sta. No, fru, è che da cargo pesce. Madonna, che dicite? Se io sapevo facevo compagnia, a così mi facevo pure io una buona carregata. Ah, ma che c'è sta? Tu hai parlato solamente di dunque. No. Onna, ma a verità, a me mi piace il pesce lo marito vostro. Chilo che mi retta ieri, mi faccio certo con solo. Dimmi come si chiama il tronco stesso chilo. Chi si ricorda come si chiamava? Onna, ma saccio solo che teneva una capoccia che sta a posto. E poi a così tosta, casi non mi stava accorto, quando lo pigliai a mocca, mi stavi sfondando palo. Che esagerazione! Allora, donna Amalia, datemi un poco di tonno e due sardine sott'olio. Subito. Signor, che facite? Che dicite? Ma come va bene con questo calore e mangiare sta schifezza? Pigliatevi un bello pesce e vi porto da casa. Fru, a signoro pesce congelato, nulla va. Ma non sono accorto. Ah, signora, mi piace il pesce in da buatta. Mi piace il pesce nella buatta, devo dar conto a te? Scialla, che boh! Signore, come state appazzate? Ma che boh! Ho pesce vuoto, e ho potuto mettere a dovolito voi. Ognuno so mette a dovolito. Ah, donna Amalia, datemi le scatole e fatemene andare. E a te, hai ragione che non c'è mio marito. Calma, altrimenti il pesce te lo metteva lui in qualche mamma posto, mia. Sa? Magari. Ma che boh, se è che non cosa muccio lo marito suo, che facevo marito vostro? Ma lo aveva sergente e mi ha paga pure alta. È meglio che me ne vado, altrimenti chissà cosa succede stamattina. Buongiorno, donna Amalia, buongiorno. Buongiorno. Passa alla magliena, cana, fru. Fru, ma insomma è possibile, mai che ogni volta che viene cattiglia fa una storia a volte. Uè, disgrazia, tu a così mi fai perdere tutti i clienti, lo so. E che già fa? Donna, ma è meglio perdere all'altro che a perdere a me. Nessuno cliente sa buffare pesce come a me, ho capito. Donna, ma è pure la notte, vado a trovare, o se no non mi addormo. Lo faccio, sorte la doia, che ho buoni. Donna, ma è suo marito vostro quando viene, io sto friendo. Levati alla capo fuori. Ma non lo so sulle spine, mi parlo in lana, che ho piglio a mano e mi porto a casa. Sì, arrangiati con questo che tengo. No, donna, ma... O voglio dare qua la chile che mi retta ieri. Ma non mi la figura. Era bello, tu ne liscio. Ci ha passato ai nini. E buona mamma. Ha già capito. E chi l'ero sguarramazzo. Ero sguarramazzo, sì. Sì, ero sguarramazzo, mamma.
Ai, va che pazzo, mi ci guarda la mazza, addossa, addossa. Oh, bene, marito, ma... Madonna, quando viene, Madonna, mi sento lasci pazzo, mi sento lasci pazzo. Voglio ci guarda la mazza, ma ci guarda la mazza. Mia bella, Madonna mia, chi sto vera fatta faccio lo pazzo. Sì, sì, andiamo su pazzo. Calma, tu voglio pazzo, voglio ci guarda la mazza, ma ci guarda la mazza. Che tu vai a Nanz, e marito, ma tu vieni con ci guarda la mazza a rete. Madonna, quando ci vieni, con tutta l'azione, grazie, mamma mia, mi sei grifato come lei. Cammina, ma non ti preoccupava. Bene, dopo questa bellissima scenetta da parte di Ottaviuccio per te, Pino e Pina, passiamo con la prossima diretta con Carmela da Milano. Hello, pronte? Ciao, tutto qua? Bene, tutto a posto, è niente in ordine, Carme. Volevo dirti, sì, che io volevo salutare tutti i miei parenti in Sicilia, a Napoli. Sì. E poi volevo salutare mia nipote di Milano, Nancy. Sì, ma stai in ascolto? Sì, sì. Ah, allora la saluto pure io. E poi volevo dare un grande bacio a tuo zio. Sì. E un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene. E chi è che non ti vuole bene, Carme? E allora fai, mandi un bacio circolare per tutto il mondo. E come desiderio mio, più grande vorrei la canzone di mio marito. Una canzone di tutte le mamme. Una canzone di tuo marito, va? Sì. Va bene, questa volta te la faccio buona perché hai mandato un bacione a tutto il mondo, va? Eh sì, pure a te compreso. Ah, oh, grazie, ma che gentilezza, grandissima fede, Antone, tu sei franco e carino. Sei così simpatico. Uè, Carme, di a quel fedentone di Franco che mi invia il video. Ma no, figurati, Franco è orgoglioso di avere amici come voi. Di a Franco che mi invia il video, perché chiuderò con il suo video. Hai capito? Va bene, ok, un bacio a tutti, vi saluto. Ok, grazie della telefonata, ciao Carmela. Anche Franco vi saluta. Ciao Franco. Ok, ciao Carmela, di a Franco che mi invia il video. Va bene, ok. Ciao, 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 ciao. Allora salutiamo Carmela, la dolce metà di quel grandissimo fredentore di Franco e Accarino. Allora, eccoci qua. Passiamo con il prossimo brano da Pino a Pina con tanto amore. A passione mia, era nel rosa dal nostro compianto Mario Merola. A passione mia era nel rosa, soltanto il rosa rossa. Sto giorno mi era amica, sto giorno mi diceva tante cose, ma non marito mai, che stava nato giorno con me a te. Forse per gelosia, pensando che vedendo te, io mi scordavo essa, ma innamorava di te. Brava la identica per Ottaviuccio e anche per me, da parte di Pino e Pina, grazie. Appena l'ho vista, mi sono innamorata, e mo per tutta vita. Filati in dall'occhiello da giacchette, porta sempre con me. Margarita,
passione mia era nel rosa, soltanto il rosa rosso. Sto giorno mi era mia, sto giorno mi diceva tante cose, ma non mi ha detto mai che stava l'altro giorno con me a te. Forse per gelosia, pensando che vedendo te, io mi scordavo d'avresse, ma innamorava te. Eccomi infatti vera così è stata, appena da giù vista ma son ganamra, e mo per tutta vita infilata in dall'occhiella da giacchette, porta sempre con me na margarita. Bene signori, come vi dicevo prima, allora ultimo brano ce lo propone in video lui Franco Iacarino, per la gioia di Carmen Sitas da Milano. Eccolo qua, la dolce metà di Franco Iacarino. Ultimo brano, signori, io vi do l'appuntamento a domani mattina. Ecco, vi aggiornerò sulla mia pagina come orario, perché onestamente non so ancora a che ora posso aprire la radio. Intanto ultimo brano, voglio mandare prima il brano e poi in dolcezza voglio salutarvi tutti quanti. Ok, allora Franco Iacarino, Tu sia vita. Ciao Carmela, ciao Franco. Te mamma, te voglio dedicare questa canzone, perché tu mi hai dato tutto e tutto è sotto me. Quando te ne vai, io non vedo l'ora di ritorno, ma ti abbracciare, perché sei tu, sia lì l'immensità. Sei l'unica e nessuno ma porta sta gioia infinita, si tu diversa stella più bella, e ti soporta già butta per l'eternità. Tu sei vita, sei tu madre che le respira, tu sei amore buono, tu luce rinto scuro, cammerà la forza va a tornare a campare. Tu stella mia, che piange si sto male, e lì si soffre, si potesse per masso di dare a braccio, guardatemi.
dolce vita. A te mamma ti voglio dedicare questa canzone, perché tu mi hai dato tutto e tutto su per me. Sei unica e nessuno ma porta sta gioia infinita, se l'universo è stella più bella e ti do porta già butta per l'eternità. Tu sei amico, si vede nei respiri, tu sei amore forte, tu luce di cambierà la forza per tornare a fare. Tu stella mia, che ti esisto male, e lì si soffre lì. Si potesse fermarsi a dire, dalla braccia, perdere al termine questo bellissimo programma, ci siamo divertiti come sempre e quindi salutiamo te Ottaviuccio e un caro saluto sempre per Giovanna, per Mimma Lillo, per te Ilenia Stella, per te Assunta Miela, Lucia Donatella, un saluto va anche per Sebastiano, per il piccolo Ali e salutone anche per Francesca Lauretta, per te Stefania Scarlino, per te Franco Iaccarino e Carmela, un bacettino alla piccola. Salutoni per te Pino Sanzolini e Pina da Bologna, chi altro è Maria Spina, però non mancheranno mai i saluti anche se non stanno in linea con noi, come Vincenza Batiello, Rosellina Rea, Adriana Ferretti e quindi... ancora un salutino per Giovanni Pistone, ecco magari la prossima volta si faccia sentire in diretta. Ok Franco, tranquillo, non ti preoccupare, quando si può si può, quando non si può non si può. Allora il ecco babù Ottaviuccio grandissimo fedelone. Allora io vi saluto, metterò offline per far sì che poi manterrò anche la replica di questo programma. Se avete tempo ve la sentite, altrimenti andate a giocare a carta, che cosa vi devo dire? Grandissimi fedeli. Di niente Giovanni, tranquillo, la prossima volta ti manterrò in accelerata se non vuoi andare in diretta. Signori, auguro una buona serata. Ciao!